La Lucchese vira di nuovo verso il nord, stavolta meno profondo ma pur sempre oltre l'Appennino. I rossoneri saranno infatti impegnati domenica nel canonico per loro orario delle 18.30 a Piacenza contro la Pro di Fulvio Pea, indimenticato ex tecnico della Pantera. Compito non proibitivo sulla carta per la squadra di Galderisi, anche se la classifica qualche volta, per non dire spesso, può trarre in inganno. Tuttavia è chiaro che la Lucchese, ringalluzzita dagli ultimi risultati, punta con decisione a tornare dal campo degli emiliani con qualche punto in saccoccia. 3 sarebbe ottimale, ma poiché ciò avvenga, non i compagni dovranno sfoderare una prova impeccabile, senza quelle sbavature difensive talvolta fatali. Il Nano è confortato da recuperi importanti che gli permetteranno di riproporre, Mingazzini a parte, lo schieramento tipo. In spiccioli questa è la probabile formazione della Lucchese col 3-4-2-1, Nobile o Di Masi in porte, specie Maini e Capuano in difesa, Florio Bruccini, Nolè, Cecchini in mediana, De Feo e Terrani a sostegno del centravanti e capocannoniere del campionato Francesco Forte. Il pallone racconta che la tradizione è favorevole alla Lucchese. Nei due precedenti del Garilli, una vittoria datata 5 maggio 2013 con rete di Chiarabini ai tempi della Serie D. In Lega Pro, gara a cui si riferiscono le nostre immagini, si giocò invece il 9 maggio 2015 e finì in parità, ultima di campionato e gara ormai ininfluente. Il Pro Piacenza si portò in vantaggio con Speziale, andò vicino più volte al raddoppio, ma quella Lucchese, allenata all'epoca proprio da Galderisi, trovò il punto del pareggio con Benedetti all'incedere del 90°. Chissà se un pari stavolta accontenterebbe qualcuno.